Voilà compagnero, eccoci qui in un nuovo video. Torniamo dunque a fare un video gameplay di Super Mario Land 2 e oggi andiamo nella Pumpkin Zone, ovvero la zona della zucca. Abbiamo superato la zona quella di Mario, ovvero la Mario Zone, in cui dovevamo entrare, esplorare, diciamo così, un Mario meccanico. E ora ci troviamo invece in questo ambiente che ricorda un po' Halloween. Non so se avete presente questi ambienti un po' tetri, scuri. Che sono la Mario Zone. Come vedete, come anche si può ascoltare la musica un po' tetra. Ok. Qua ci sono questi qua che sembrano tipo i Twomp nella saga di Mario, quelli che dal lato cadono in basso e poi tornano in alto. Chi conosce molto bene la saga di Super Mario sa di cosa sto parlando. Ci sono nemici anche che non sono della saga classica di Super Mario. Pam param param pam pam. La carota non mi serve perché altrimenti non posso usare i fiori di fuoco. E in questo caso i colori del Super Mario, del motore colorato che ho io, possono aiutare tantissimo. Qua andiamo sopra. Ci sono i fantasmini Boo. Ok, questi qua se gli dai le spalle ti inseguono, se invece li guardi si bloccano. Oh, una vita. Ok. Oh mamma mia, mi stavo per finirci conto. Però, dai, ce l'ho fatta. Ok. Ci sono anche tanti nemici in questa zona, perciò mamma mia, non è un livello affatto facile da superare. Noi comunque ci proviamo. Non garantisco neanche. Mamma mia, non garantisco di superarlo tutto al primo tentativo. Però devo dire che quei piccoli ostacoli si possono eliminare soltanto sotto l'effetto della stella Starman. Qua ecco una piccola zona nascosta. Con una vita in più. Oh, bene, bene, bene. Stiamo per arrivare alla fine del livello. Campanella suonata! Speriamo adesso di avere un pochino di fortuna nella pesca di questo potenziamento. No, ho mancato ancora, non ci credo. Vabbè, no, non sono tanto fortunato. Vediamo adesso in quest'altro livello. Che fra l'altro contiene anche un'area nascosta questo livello. E più avanti vedrete dove è situata quest'area nascosta. Qua non c'è niente. Troviamo questi nemici, mamma mia che sono dei bonzi praticamente, penso, dei sacerdoti. E niente, sono nemici che si trovano soltanto in questo livello. Qua troviamo i soliti pesci della saga di Mario con il look di Super Mario World. Poi qua troviamo. Ok. Qua dobbiamo cercare un po' di astuzia perché se prendo il super fungo perdo l'effetto del fiore di fuoco, perciò devo cercare di tenere lontani i bu. Ok, così va bene. Vediamo se supero. No, peccato! Però non ci ho perso più tanto perché adesso posso subito recuperare il fiore di fuoco. Ok. No, la super carota non mi serve intanto. Ok, la vita presa. E adesso andiamo a vedere dove è nascosta l'area segreta di questo livello. Basta semplicemente andare sott'acqua e seguire la strada che c'è qui sotto. Ok, qua. Non so cosa debbano rappresentare quei cosi delle statue, boh. So che se io ci vado contro mi tolgono un punto. Praticamente divento Mario piccolo. Però anche in questo caso, sotto l'effetto della stella Starman li posso battere tranquillamente. Pam param param pam pam. Olè! Uscita segreta trovata! Ok, questo è il livello segreto. Praticamente devo prendere
la super carota e cercare di... Ok. No, peccato, 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 peccato. Non devo continuare a volare e a saltare addosso ai nemici, però ho perso lo slancio e non posso più. Eh sì, del resto non è sempre facile fare questi pezzi, però tuttavia sono livelli segreti ma soprattutto anche facili. Li posso superare con un'incredibile velocità, diciamo così. Ecco la super stella, Starman. 1, 2, 3, 4, vita. Vita, vita e basta. Ok. Vabbè, sono andato avanti. Ok, continuiamo dunque il nostro gameplay in questo livello, questa volta cercando di prendere l'uscita normale. Ok. No, cavolo, non so neanche come abbia fatto a colpirmi, vediamo. Voglio fare una cosa. Ok. Mamma mia, quello lì è un nemico invincibile. E perciò non riesco a superarlo né saltandoci sopra né tanto meno col fiore di fuoco. Perciò posso tirare soltanto nella Starman. Però adesso sono tornato anche Mario piccolo. Perciò le cose si mettono male per me. Proviamo dunque ad andare avanti. Voglio per forza scavalcare i nemici. Ok. Qua però c'è il super fungo, sì. No, mamma mia. Però no, non posso più prendere il fiore di fuoco, perciò tanto vale che mi lasci, ecco, catturare. Perché tanto c'è subito una vita, perciò non perdo, diciamo, oggettivamente altre vite. Però posso avere l'opportunità, diciamo così, di riprendere il fiore di fuoco. Che è sicuramente l'arma, come avete detto nei precedenti video, più forte di Super Mario. Dunque, meglio avere un fiore di fuoco in più che qualcosa in meno. Ok, questa volta devo giocare meglio d'astuzia. Ok. Così va bene. Ok, perfetto. Questi fantasmi devono rimanere fermi. Ok, andiamo nella prossima area. Finalmente ho di nuovo il mio fiore di fuoco. Eccolo qui. È qualcuno che aveva poca conoscenza di questo gioco. Chiedevo, ma quando Mario diventa Super Mario, anzi Mario Fuoco? Nel primo Super Mario Land non cambia esteticamente, qua invece diventa praticamente un indiano visto che ha la piuma. Ecco, 1, 2, vediamo se riesco, 3, 4, vita, 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 basta. Guardate qua, cosa posso fare. Ok. E si suona la campana. Olè. Qua invece... Vita, 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 vita. Bara bara bam. Questa musica qua, per chi si ricorda, al primo Super Mario Land era la musica delle zone e delle aree segrete. Qua invece è stata leggermente modificata, però è quella musica lì. Mamma mia, è diciamo un piccolo collegamento fra questi due Super Mario. Adesso mi serve per forza la super corte, capirete perché. Il livello comunque è molto ampio, questo livello qua, e non andrò a giocare tutte le mini particolari perché altrimenti non finirei più questo gameplay qua, che già penso di farlo durare abbastanza, visto che è un mondo, questo è il Pumpkin Zone, è una zona molto ma molto ampia, con tanti segreti eccetera. Perciò farò una roba veloce, proprio giocando il classico Super Mario, proprio terminare il livello, che era l'obiettivo primario, diciamo. Però perché mi serviva la super carota, guardate qua, e qua faccio un bel salto
una lunga planata e raggiungo l'uscita segreta, perché questa zona ha due uscite segrete, non una. Ma a differenza di quella di prima, questa seconda uscita segreta porta a un livello un pochino più difficile. Qua serve forza al fiore di fuoco, perché devo distruggere la parete, ok. Ok, una vita presa. Ok. Oh, mamma mia. Vita presa, mamma mia, ma stavo per cadere. Oh, ho fatto crollare un Goomba. Ok. Vediamo se qua mi ricordo bene, qua c'è una vita. Va bene, possiamo andare avanti. No, cavolo, ho perso la vita. Adoro questa musichetta. Vado avanti io. Ok, se avete notato adesso ci sono dei fantasmini intorno al mondo, alla grafica. E questa animazione infatti viene sbloccata proprio grazie al superamento dei livelli bonus. Adesso farò il livello di nuovo, però questa volta scegliendo di terminarlo con un'uscita normale, quella ordinaria, chiamiamola così. Pom pom poro pom 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 poro pom 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 poro pom 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 poro pom 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 poro pom pom. Mamma mia, davvero amo queste musiche di Super Mario Land. Allora, siamo arrivati a questo punto. Qua però non posso più permettermi di fare i salti alti come quando ero sotto l'effetto della Super Carota. Infatti quando è Mario Carota, chiamiamolo così, o Mario Coniglio, posso saltare più in alto, posso planare, però non posso sparare. Intanto mi devo eseguire la capovolta, quella che ti permette di distruggere i mattoni dall'alto verso il basso. Ok, su un'altra campana. Speriamo che mi vada bene adesso. Tre vite prese, sì! Guardate i fantasmini che ho sbloccato intorno. Si vedono infatti. Questo è l'ultimo livello prima del boss finale. Dunque, è un pochino più difficile. Qua ci sono anche altre varietà di nemici che si possono, sì, sconfiggere con il fiore di fuoco, però possono risultare anche un po' insidiosi. Non so cosa sia quella roba lì, però l'ho fatta fuori. Oh mamma, lì ci sono i fuochi, non so se si vedono lì in basso, perciò preferisco non fare questa parte e andare direttamente nella sezione successiva del livello. Ok, possiamo andare avanti adesso. Una scopa come nemico di Super Mario. Va bene, certo. Oh, quest'area qua mi piace tantissimo. Oh cavolo, non riesco a battere quel coso lì che si sta avvicinando a me. Ho finalmente battuto adesso. Ok, battuti tutti quanti. Posso prendere tutte le monete. Perfetto. Però se io dovessi cadere in una di quelle zone lì con i tubi, finirei in un casino, perciò preferisco lasciare andare. Ecco il boss finale, praticamente una strega, la strega Morgana, la strega Bacheca, la strega qualsiasi strega, non so chi sia, però è lei il boss finale.
Ed è anche un po' difficile questo boss da battere, perché non so perché, ma non sempre. No, cavolo, mi ha colpito, perciò devo per forza farmelo di sparare, devo saltarci sopra. No, come cavolo ha fatto a colpirmi? Battuta! Battuta, battuta! Guardate il calderone in mezzo. Il coperchio era praticamente la moneta di questa zona. Ok, con questo concludo il video. Grazie a tutti quanti per l'attenzione. Vi do l'appuntamento alla prossima pubblicazione. Spolliciate il video, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto. E vi aspetto molto presto, onorevoli visitatori.